Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. Oggi andremo a provare una challenge che è qualcosa di impossibile. Nella modalità Guanto dell'Infinito proveremo a costruire la scala del paradiso e a vincere senza usare nient'altro, solo materiali. L'obiettivo è arrivare talmente in alto da far sì che Thanos non ci riesca a prendere. Per far sì che questa cosa funzioni dovremo trovarci nel finale a non venire targettati da alcun player, e se ci troviamo faccia a faccia con Thanos, l'uno contro l'altro, dovrà esserci una safe senza alture, in modo che lui non ci possa raggiungere con il raggio laser. In quel modo potremo vincere senza fare assolutamente nulla. Ragazzi, proviamoci, lasciate un like per questa sfida folle. Ci vediamo in partita. Allora ragazzi, oh madonna quanto è ampia la zona di Thanos questa volta. Hanno aggiornato la modalità? La safe non me la ricordavo così ampia. Comunque, esistono video più facili da registrare. Io non so perché mi devo sempre cacciare in questi gran casini. Qualcuno ha droppato qui vicino? Si direbbe di no. Aspetta però, non mi puoi mettere un cecchino dorato e io non posso sparare? Allora, facciamo una bella cosa ragazzi. Io le armi le tiro su, perché se arriva qualcuno preferisco tirarle su io e scappare piuttosto che farmi sparare alle spalle. Poi magari appunto non le usiamo. Questo mi tornerà molto utile, il fortatile. Poi è ovvio che l'obiettivo è quello di non sparare neanche un colpo, però ragazzi non si può mai sapere. Ora, come funziona questa sfida, questa idea? L'idea principalmente è quella di costruire la scala del paradiso. In questa modalità i drop in teoria dovrebbero essere aumentati. Quindi se tipo io vado a spaccare un albero come questo, vedete, mi dà 80 di legno. Quindi l'obiettivo ora è riempirci al massimo di legno, poi andare a prendere la pietra in questa zona qui, riempirci anche di quella in modo da avere un sacco di materiali, costruire la scala fino al punto più alto del mondo e poi aspettare lì che si chiuda la safe e che succeda il finimondo. Thanos non può costruire, quindi se noi siamo troppo in alto non può raggiungerci, non può sparare e il suo raggio laser ha una lunghezza limitata. Quindi la situazione è davvero ideale. Thanos però è qui giù. Questo non è ideale. Allora, ragazzi, quello che possiamo fare ora, essenzialmente, è metterci tranquillissimi qui dietro un albero. Abbiamo praticamente 2000 di materiale, aspettiamo che chiuda la safe e una volta che la safe avrà chiuso potremo vedere dove stringe la safe e iniziare a buildare la scala in quella direzione. Ok raga, mi sa che la safe me la prendo proprio per bene, eh? Ogni tanto devo tipo cambiare direzione raga, perché sennò è un disastro come cosa. No raga, sono caduto, merda, lancialo. Mi stavo salvando. No, non ce l'ho fatta raga. Ah, primo erroraccio, la safe fa davvero troppo male. Bene raga, riproviamoci. Questa volta, purtroppo, Bosco Blaterante è molto più in safe rispetto a prima. Infatti vedo che c'è un po' di gente qua e la cosa mi preoccupa non poco. Quindi, siccome noi abbiamo bisogno essenzialmente di evitare lo scontro, credo che dropperò qui alle pietruzze. Inizierò a prendermi queste e cercherò di tenermeli alla larga, ragazzi. Non so bene come comportarmi. Ma dai, ma tra l'altro c'è pure Thanos qui a Tomato Town. Ma peggio di così non si poteva questa partita. Niente, raga, devo andare a camperare tra gli alberi. Ci sono player dentro, però sai com'è. Questo è top, raga. Questo è davvero top per noi. Vedete? Vedete che faccio bene a cercare cose? Ora possiamo fare una cosa figa. Abbiamo un minuto. Andiamo totalmente fuori safe e abbattiamo gli alberi all'interno del bosco. In teoria non ci dovrebbe né disturbare né vedere nessuno. Se vogliamo essere sicuri, in teoria dovrei lasciarli 50. Ecco, poi sciotto gli alberi, però questo è un problema. Se io li lascio 50, non li abbatto, non mi faccio vedere. Questo è il senso del discorso. Poi, dall'ultima partita, che cosa abbiamo imparato? Per fare questa cosa servirebbero delle cure, perché la safe fa malissimo in questa modalità. Quindi se avessi delle cure starei molto più tranquillo. Perfetto, grande. Un po' più lontana la prossima volta. Sta safe no, eh? Allora raga, abbiamo 1 minuto e 20. Thanos è appena morto lì, adesso qualcuno prenderà il suo posto e dobbiamo stare molto attenti perché potrebbe venire a rompere le scatole. Allora ragazzi, noi dobbiamo cercare di aggirarlo il più possibile. Quindi continuiamo ad andare da questa parte e non lo so, quando mancano 30 secondi devo iniziare a salire per forza, mi sa. O rischio di non farcela. Anzi, iniziamo a salire e basta, dai. Iniziamo a salire in questa direzione per ora. Speriamo che non ci veda nessuno e soprattutto che non ci veda Thanos.
Maledizione. Per ora vado solamente in questa direzione, raga, così da diventare perpendicolare alla safe. Appena scatta la safe mi giro. L'obiettivo è non far poi distruggere la scala in che... Perché? Perché? Ero arrivato al limite. Ok, raga, la safe così mi piace un botto, ragazzi. La safe così mi piace un botto. Andiamo subito a bosco. Siamo anche belli lontani dal guanto, ragazzi. In teoria nessuno mai dovrebbe venire qua. Cioè, a che cosa frega la gente? O hanno i miei stessi obiettivi oppure... Cioè, proprio scialli. Oh, top un'altra volta. Materiali, ok. E qua, raga, andiamo proprio ad abbatterli gli alberi. Freghiamocene altamente. Non c'è tutto questo tempo, quindi diamoci da fare. E con il legno abbiamo fatto, siamo pieni. Ora passiamo alla roccia. Credo che non passerà mai nessuno di qui, quindi possiamo lottare abbastanza tranquillamente. Ma siamo comunque vicini alla safe, quindi un occhio di riguardo va sempre dato. Ok, ragazzi, ecco la safe. Io direi che a questo punto... Situazione migliore di questa non poteva capitare. Andiamo subito ad avviarci verso la safe con la nostra rampa. Tengo l'arma in mano, non ho intenzione di sparare, ma non si può mai sapere. Io mi auguro che non ci siano giocatori in vista. Comunque andiamo. Ora, nella partita precedente ad un certo punto non mi ha costruito, sono caduto di sotto. Non ho ben capito il motivo. Probabilmente avevo raggiunto il limite del mondo, quindi cercherò di stare molto più attento questa volta. Tanto siamo un pochino anche più scialli. Sono al limite? Mi sa di sì. Ok, ragazzi, abbiamo raggiunto il limite. Quindi non ci resta che costruire in direzione della safe. Ora, noi in realtà ce ne staremo qui buoni, pregando le divinità che nessuno ci butti giù e vedendo che cosa succede là sotto. Voglio entrare nella safe pochissimo comunque. Ok, non ho intenzione di fare chissà che passerella o di mettermi al centro. Staremo buoni buoni al bordo, camperati il più possibile. Il materiale poteva bastare quasi quasi il legno, ma in realtà sta finendo, quindi tanto meglio avere anche il resto. 7 player. Thanos, 5 player umani e un cespuglio volante. Oh mio Dio. No, 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 raga. No, mi hanno distrutto. Mi hanno distrutto, ragazzi. Sono morto. Porca troia, mi ha beccato un giocatore. Porca troia. Porca Eva. Guarda, eppure è morto! È morto a causa di Thanos! Non potevi non rompermi i coglioni! No! Ma no! Ma no, ma fatevi i cavoli vostri! Ma perché? Ma perché la gente non si fa mai i cazzi propri? Io questo non lo capirò mai! Bentornati, ragazzi! Questa volta mi sparano appena attacco la rec. Quindi, niente. Sarà per un altro tentativo. Io ci sto perdendo le speranze. Comunque siamo in un nuovo tentativo. Ripristiniamoci la salute. Sotto di me c'è il cratere. Fermi tutti. Fermi tutti. Guardalo lì dov'è. Lui ha jumpato. Ma ha jumpato sempre lì. Quanto vicino. Dai Thanos. Thanos sta per saltare. Merda. Ci arriva, eh. Ok, prepariamoci. Al numero, vai! No, non ho preso le gomme. No. Terzi. Oh, non ce la faremo mai, raga. Guardalo lì, che bello. Che tentazione. Se ce la dovessi fare, poi avrei sparato. No, non posso farlo, raga. Guardate, è lì, è perfetto. È lì, è fermo come un cretino. Headshot easy. Resisto, resisto, raga. Resisto per voi. Visto che probabilmente fallirò anche questo ennesimo tentativo, ragazzi, sono in ballo da 2 ore e sinceramente preferisco andare a registrare altro, ci abbiamo provato già abbastanza. Vi rispiego per l'ultima volta come funziona. Se la safe chiude in un posto buono e noi siamo a massima altezza e non c'è la rampa a portata di mano, rimanendo solamente io contro Thanos, Thanos non potrà in alcun modo raggiungermi e colpirmi. Il che vuol dire che semplicemente aspettando noi possiamo vincere con il danno della safe. Molto molto easy. Questo l'ho visto succedere. Quindi ragazzi, ovviamente come state vedendo, a quanto pare la safe chiude ancora sulla montagna. Tra l'altro Thanos mi ha visto, ma non riesce a raggiungermi. Thanos! ora mi sa di sì. Merda, 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 merda. Corri, corri, corri. Ero fuori safe. Mi ha raggiunto, sì. Merda, merda, vai. Vai che ti sa...
Appunto ragazzi, per farvi vedere che la cosa è possibile, ma non ci sono riuscito perché ci vuole un culo pazzesco e tutta una coordinazione, ve lo mostrerò tramite una clip che ho visto postata su Reddit, dove appunto una persona riesce a vincere la battaglia finale con Thanos, o meglio Thanos perde, perché questa persona se ne stava camperata in cima al mondo e lui in alcun modo poteva raggiungerlo. Quindi non aveva speranze di vincere, anche perché nel momento in cui arriva la safe, Thanos è più grosso, quindi ha più hitbox per essere colpito dalla barriera, quindi essenzialmente ha vinto il giocatore anziché Thanos. Mi spiace non esserci riuscito, spero abbiate apprezzato il fatto che ci abbiamo provato a fare sta ignorantata e comunque vi ho mostrato la clip per farvi vedere che cosa succede. Raga, deve essere una soddisfazione davvero incredibile. Comunque detto ciò, noi ci salutiamo. Thanos tra l'altro ha vinto, quindi GG Thanos, giusto così. Comunque ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti.